Ciao amiche, ciao amici, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi parlo ancora della fortunata serie della Casa nella Prateria, ma ho trovato qualche curiosità sui personaggi veri che hanno ispirato la famosa serie televisiva, dalla famiglia Ingalls, gli Oleson, il reverendo Alden, la Beadle, eccetera. Vediamo qualcosa sulle persone realmente esistite. La Casa nella Prateria fu una serie televisiva di grande successo, tratta dai libri parzialmente autobiografici di Laura Ingalls Wilder, dove la scrittrice racconta la sua vita. Laura Elizabeth Ingalls Wilder nacque a Pepin nel Wisconsin in una capanna di legno il 7 febbraio 1867 da Charles Philip Ingalls e Caroline Lake Quiner Ingalls, seconda di 5 figli. Con la famiglia fecero numerosi spostamenti alla ricerca di una vita migliore. Nel 1869 lasciarono Pepin per trasferirsi a Kansas. Ne fecero ritorno nel 1871 per poi ripartire nel 1874 alla volta di Van Nugrove nel Minnesota. Ma anche qui la permanenza è breve. Nel 1876 si spostarono a Bar Oak, nell'Iowa, per poi tornare nel 1878 a Van Nugrove, dove vissero fino al 1879. Si trasferirono poi a Des Moines, nel territorio del Dakota, dove Laura lavorò come insegnante, dove conobbe Almanzo Whiter, che è nato il 13 febbraio 1857 a Malone, New York, che sposò il 25 agosto 1885. Laura dovette lasciare l'insegnamento perché ai tempi non era permesso a una donna sposata di insegnare. L'anno successivo, il 5 dicembre, nacque la loro prima figlia Rose, che divenne scrittrice, giornalista e teorica politica. Di Laura, di sua figlia e di come nacque la famosa serie di libri ho già parlato ampiamente in un altro video che vi lascio in descrizione se ancora non l'avete visto. Nel 1888 Almanzo si ammalò di difterite. Non guarito, riprese il lavoro e una ricaduta gli causò un ictus che lo lasciò parzialmente paralizzato. Infatti si muoveva con le stampelle. Nel 1889 morì il secondogenito, vissuto per pochi giorni e mai battezzato. Sembrerebbe dopo un attacco di convulsioni. Lo stesso anno la loro casa bruciò, ricostruirono un bilocale. Dal 1890 al 1891, per tentare di migliorare la salute di Almanzo, si spostarono a Spring Valley, in Florida, e poi a Westville, nello stato di New York. Ritornarono a Des Moines nel 1892, dove Laura svolse il lavoro di sarta e Almanzo il carpentiere. Nel 1894, un nuovo spostamento a Mansfield, nel Missouri. Qui Laura iniziò a scrivere articoli che vennero pubblicati sui giornali locali. Per i 20 anni successivi lavorò al Missouri Ruralist come articolista. Successivamente cominciò a nascere in lei l'idea di raccontare le memorie della propria infanzia e scrisse un manoscritto intitolato Pioneer Girl. A partire da questo il progetto si sviluppò fino a diventare la famosa serie di libri La piccola casa nella prateria, per il quale vinse più volte il Newbery Honor. Almanzo Wilder morì il 23 ottobre 1949 di infarto. Nell'autunno del 1956 Laura Ingalls Wilder era gravemente malata per diabete e problemi cardiaci non diagnosticati. Fu ricoverata in ospedale dalla figlia che era arrivata per il giorno del ringraziamento. Riuscì a tornare a casa il giorno dopo Natale, tuttavia la sua salute peggiorò dopo le dimissioni dall'ospedale e morì nel sonno a casa il 10 febbraio 1957, 3 giorni dopo il suo 90° compleanno. Fu sepolta accanto ad Almanzo a Mansfield, Cemetery di Mansfield. Rose, la loro figlia, alla sua morte fu sepolta accanto a loro. La famiglia di Laura. Charles Philip Ingalls, il padre, nacque l'11 gennaio 1835 a Cuba, New York. A Concord, Wisconsin, Charles incontrò e sposò Caroline Lake Wiener il 1 febbraio 1860. Fu un vero pioniere, si spostò in vari paesi con la famiglia e alla fine si stabilì a Des Moines, nel Sud Dakota, come dicevamo prima. Morì nel pomeriggio dell'8 giugno 1902 all'età di 67 anni e fu sepolto vicino al bambino senza nome di Laura Des Moines.
Carola Lake Quiller in Ingalls, la madre, nacque il 12 dicembre 1839 in Wisconsin. Prima di sposarsi fu insegnante, era membro attivo della fondazione della de congregazione De Smet, di cui era socia fondatrice. Negli anni di vedovanza si dedicò alla figlia Mary. Morì il 20 aprile 1924 all'età di 84 anni e fu sepolta accanto a suo marito. Mary Amelia Ingalls è nata il 10 gennaio 1865 nei pressi di Pepin, nel Wisconsin. All'età di 14 anni divenne cieca in conseguenza della scarlattina, anche se recenti studi farebbero ritenere che la causa della cecità potrebbe essere stata una forma di meningite. I genitori la portarono a Winton, nell'Iowa, dove dal 1881 al 1889 frequentò l'istituto Iowa Braille and Sign Saving School, si laureò e tornò poi a vivere con i genitori. Nonostante la cecità, la vita di Mary fu piuttosto attiva. Frequentò la chiesa e la scuola e riusciva ad aiutare la madre nelle faccende domestiche. Aiutava la lettura con i suoi libri Braille, il cucito e la musica. Dopo la morte della madre, visse con Grace. Il 20 ottobre 1928 morì di polmonite mentre era in visita a Cary, a Keystone, nel Sud Dakota. Caroline Celestia Ingalls, nota come Carrie, terzogenita, nacque il 3 agosto 1870 in Montgomery County, nel Kansas. Dopo la laurea, lavorò in un negozio a Des Smet e poi come tipografa al News Des Smet. Carrie, contribuendo a sostenere la madre e la sorella fino al matrimonio con Danny Swenzi, proprietario di una miniera di Keystone, Sud Dakota, vedovo con due figli, celebrato il 1 agosto 1921. Carrie gestì un piccolo giornale di Keystone e morì il 2 giugno 1946, anche lei per conseguenze del diabete. Grace Pearl Ingalls, la più giovane, nacque il 23 maggio 1877 a Bull Rock, nell'Iowa, era l'unica a non avere ricordi della prateria. Si sposò con Nathan Doe il 16 ottobre 1901 e si stabilì nei pressi di Manchester, a soli 7 km da Des Smet. Grace fu la prima delle sorelle, Carrie e Laura, a morire in seguito a complicanze del diabete il 10 novembre 1941. Alcuni dei personaggi presenti nella serie sono basati su persone che Laura ha realmente conosciuto nella propria vita, e comunque ella spesso ha cambiato i nomi e ha combinato tratti di persone differenti per creare il personaggio. Ad esempio, Nellie Oleson è l'unione di tre differenti persone: Nellie Owens, Genevieve Master e Stella Gilbert, come ho già detto nell'altro video. Nellie Owens fu di spunto per Oleson in On the Banks of Plum Creek, la Nellie Oleson di Little Town on the Prairie è principalmente Jenny Master, mentre Stella è l'anello presentato in These Happy Golden Years. Laura ha anche cambiato alcuni nomi per proteggere la privacy delle persone di cui scriveva. Gli Oleson. La famiglia Owens, scusate, proprietari di un emporio della contea di Redwood nel villaggio di Walnut Grove, era così composta: William e Margaret, originari del Canada, lui contadino e veterinario senza titolo medico, lei proprietaria dell'emporio, molto austera ma non superba, religiosa che rasentava il fanatismo. Frank Biddle in Owens, figlio adottivo, Nellie primogenita, William Junior, detto Willy. Nella fiction, gli Oleson adottano una pestifera bambina Nancy, nella vita reale, gli Owens, un ragazzo che non si sa se fosse pestifero, ma solo figlio della maestra di Walnut Grove, che dopo la morte del marito andò in disgrazia non fu in grado di occuparsi dei 9 figli, tra cui Frank e una certa Eva, coetanea di Laura, che, come spesso ha fatto, creò un mix tra la vera maestra e la piccola Eva, sua figlia, creando la maestra Eva Biddle. Nellie Owens è solo una delle 3 ragazze che Laura usò per creare Nellie Oleson. Le altre sono Genevieve Master e Stella Gilbert, che ho già detto prima, entrambe di Des Smet, nel Sud Dakota. Willie Oleson, che è un bambino vivace, nella realtà Willie Owens rimase parzialmente cieco da ragazzino a causa di un incidente con i petardi e fu mandato in un istituto Braille. Poi si sposò ed ebbe una vita abbastanza normale.
Lewis, come Ingalls, lasciarono il Minnesota senza farci più ritorno e si stabilirono in Oregon. La famiglia Ingalls e Owens, dopo quel breve periodo a Bundy Grove, non ebbero più contatti nella realtà. Il reverendo Edwin Hyde Alden, noto nella serie televisiva come Robert Alden, nacque il 14 gennaio 1836 e morì il 6 maggio 1911. Era una delle tante persone reali su cui Laura Ingalls Wilder ha basato un personaggio della serie di libri. La vita e il lavoro del reverendo Alden è nato a Windsor, nel Vermont. Fu pastore fondatore della First Congregational Church of Waseca, Minnesota, nel 1868, la prima chiesa organizzata in quella città. Alden è stato in seguito ministro della congrega National Church di Bundy Grove, Minnesota, che è stata descritta nel libro On the Banks of Plum Creek. Era un missionario domestico con una chiesa in Oriente, coinvolto nella fondazione di nuove chiese come quella di Bundy Grove sulla frontiera occidentale, che fondò nel 1875. Charles Caroline Ingalls furono tra i primi membri battezzati. Quando la famiglia Ingalls ha lasciato Bundy Grove, erano convinti che non l'avrebbero mai più rivisto, ma è apparso inaspettatamente nel territorio del Dakota, che Laura Ingalls ha menzionato in By the Shores of Silver Lake. Il reverendo Alden tenne la prima funzione religiosa ad Desmet nel febbraio 1880, nella casa dei geometri dove viveva temporaneamente la famiglia Ingalls. Scusate. Nel tempo tra questi due incontri con la famiglia Ingalls, Alden si è recato più a nord del territorio del Dakota per lavorare per il governo degli Stati Uniti come agente indiano a Fort Berthold. In seguito fu accusato di aver commesso una frode mentre lavorava lì e gli indigeni con cui aveva a che fare arrivarono a considerarlo disonesto, minacciando infine di ucciderlo se ne se ne fosse andato. I dettagli che circondano le pratiche di Alden, che furono riportati sul New York Times il 15 agosto 1878, affermano che Alden fu accusato di mettere sua moglie sul libro paga dell'agenzia quando viveva nel Minnesota. Alden è stato sposato due volte e ha avuto due figli, morì a Chester nel Vermont all'età di 75 anni. Il reverendo Alden è stato interpretato nella serie televisiva e nei suoi sequel cinematografici tra il 1974 e 1984 dall'attore Dabs Greer. Il reverendo Alden è raffigurato come un uomo amorevole e premuroso che ministra fedelmente la parola di Dio ai cittadini di Bundy Grove ed è visto come un leader della comunità che ha ricercato per la sua saggezza e comprensione. Come nella vita reale, ha un rapporto particolarmente stretto con la famiglia Ingalls. A differenza della maggior parte degli insegnamenti cristiani di fine Ottocento che enfatizzano il fuoco e lo zolfo, gli insegnamenti di Alden nella serie TV riflettevano più da vicino gli insegnamenti religiosi contemporanei degli anni 70 e inizi degli anni 80, il periodo del tempo in cui la serie televisiva fu originariamente trasmessa. Inoltre, altri personaggi come Mr. Edwards, Lisa Jane e gli altri fratelli di Almanzo sono realmente esistiti, seppure un po' romanzati nella serie. Bene, se il video vi è piaciuto, mettetemi un like e iscrivetemi. Al prossimo video, a presto. Ciao, grazie per la visualizzazione.